principale problema di noi allergici, al contrario di come molti possono pensare, non sono gli starnuti. Bensì le nostre narici, che si trasformano in acquedotti romani del 200 che trasportano litri e litri d'acqua che sfociano a estuario fuori dal naso. Forse se raccogliessimo tutta l'acqua riusciremo a dissodare intere nazioni africane. Ed è proprio in questi momenti di grande crisi che ci viene in soccorso il solo ed unico antistaminico, che in un istante può svoltarti la giornata da così. Che giornata di merda. A così. Voglio morire. Sull'internet si trovano diverse formule magiche per ovviare a tale avversità, ma come ben potete immaginare, sono meno utili di qualunque applicazione diversa dal solitario spider per un dipendente comunale. Ok, e quindi il punto di questo video qual è? Personalmente ho trovato due metodi funzionanti per ovviare a tale grande sofferenza. Il primo metodo è l'acqua. Sì, ma non questa. L'acqua. Neanche questa, intendo questa. L'unico problema di questo metodo è la bolletta a fine mese e che quando vi allontanate dalla sostanza composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, tornate punto a capo. Quindi, dopo aver condotto 15 lunghissimi anni di studi insieme alle università delle favelas brasiliane e un monaco neozelandese naturalizzato canadese molto simpatico e pelato, ho trovato il vero antidoto. Beh, il segreto risiede in questa posizione, che sia da coperto che da scoperto, deve essere sempre la stessa. Beh, a questo punto la domanda indiretta che vi starete ponendo è più che lecita. Sì, ma stando così tutto il giorno non può fare più nulla. È proprio così, bambino curioso trovato nella stanza di fianco, altrimenti non ci sarebbe nessun motivo per utilizzare questo metodo costantemente. Questo metodo. Questo metodo. Questo metodo.